Di nuovo, ok. Liberi.tv Zagarise, siamo in compagnia del professor Ulderico Nisticò che è intervenuto proprio qui oggi al convegno organizzato da Universo Minori in ricordo di Paolo Emilio Tulelli. E chiediamo subito al professore di ricordarci un po' della personalità professore Emilio Tulelli, ma soprattutto del contesto storico, visto che parlava proprio di questo il suo intervento. Ma infatti è una figura interessante in sé. È autore di numerose pubblicazioni che meriterebbero di essere studiate, riassunte, fatte conoscere, in particolare in quanto studioso della cultura napoletana filosofica degli anni 1840, 50, 60 e seguenti, e poi per un suo pensiero originale a proposito della pena di morte, su cui scrisse parecchie cose. Quindi interessante in sé, ma interessante anche come una sorta di specchio della cultura calabrese. Nasce in un paese che sicuramente all'epoca era molto importante rispetto al territorio, quale la Zagarise, però inevitabilmente un piccolo paese. Quindi inizia degli studi per poi proseguirli a Catanzaro, dove c'era un liceo. Nello stesso tempo percorre una carriera ecclesiastica, quindi l'una e l'altra cosa assieme. Ma tutto il resto della sua vita lo conduce a Napoli, perché allora... Era un luogo di cultura Napoli. Sì, era grandissimo, ma anche era l'unico luogo, era la capitale che sostituiva tutto il regno. Si rivelò poi un gravissimo errore. E allora bisognava andare lì. Ecco, se si voleva uscire dalla routine del paese o della provincia, bisognava andare a Napoli, e a Napoli vive. Vive però, ecco, mi accorgo di questa contraddizione, è ecclesiastico, prende la messa, ma non fa il parroco, non si incardina in diocesi, quindi tutto questo per una ragione di contraddizione sua, perché era a disagio in questa condizione di ecclesiastico, oppure perché era la diocesi che magari lo guardava un po' in sospetto per le sue idee o per le sue posizioni troppo libere, probabilmente. Poi attenzione sul liberalismo meridionale, le confusioni che avevano in testa: un giorno erano democratici, un giorno erano borbonici, quindi non ne faccio una figura politica. Lo troviamo insegnare filosofia, insegnare comunque anche a buon livello, si dice addirittura ai figli del re. Riceve in dono questo famoso orologio che meriterebbe di essere studiato, una manifattura francese molto raffinata, un omaggio, diciamo, della Casa Reale. E poi però lo troviamo nel nuovo regime, quando c'è l'unità, diventa professore all'università e così completa la sua vita, scrivendo anche parecchie opere che andrebbero tutte quante recuperate, studiate e riassunte. Ripeto, soprattutto cose importanti sulla questione della pena di morte, che forse si aspettava che la nuova Italia risolvesse, se ne parlò solo nel 1890, ma affondava le radici nell'illuminismo napoletano, in Gaetano Filangieri che ne aveva parlato, e negli esperimenti borbonici di San Leucio, di San Ferdinando, di recupero dei criminali. Chi crede al recupero del criminale ovviamente è contrario alla pena di morte, perché con la pena di morte, ahimè, non si recupera più niente. Quindi scrisse parecchio, fece una battaglia. La mia domanda è se le idee del Tulelli penetrarono poi nella giurisprudenza italiana per arrivare infine al 1890, quando il codice Zanardelli abolì la pena di morte, poi venne rimessa in vigore, poi abolito un'altra volta. Professore, lei ha fatto una simpatica, diciamo, osservazione sul caoticità, diciamo, della creatività del meridionale, che quello è un qualcosa che comunque si porta anche dietro quando il meridionale o comunque il calabrese va fuori nel mondo. Lei parlava anche, è anche questo, diciamo, un sinonimo della città, del posto, del borgo dove ci troviamo, cioè il fatto di uscire fuori, però ritornare e poi cercare di riorganizzare. Ha fatto vari esempi. Sì, ha agito anche culturalmente, ha donato i libri dando origine alla biblioteca, però rimane sempre anche lui un prototipo di intellettuale meridionale creativo e anarchico, non sistematico. Non sistematico intanto nella sua vita, vive a modo suo, diciamo. E non sistematico o scrive oggi di una cosa e domani di un'altra, che sono sicuramente produzioni intellettuali di alto livello,
però lasciano sempre una zona grigia. Ma alla fine che cosa ha detto? Che cosa ha fatto? Se io devo riassumere Colelli in una sola parola non mi riesce di farlo. Sì. Ma questo vale probabilmente per tutte le teste eccessivamente pensanti dell'Italia meridionale. Perfetto, professore Nisico, io la ringrazio veramente, il suo intervento è stato molto interessante, la invitiamo a vedere le interviste di Liberi TV, poi glielo segnaleremo e la ringrazio ancora veramente per il tempo che ci ha dedicato. Bene, è stato un piacere e spero che ci sia qualche altra occasione. Grazie ancora. Bene.